Nella 26esima giornata, esattamente la nona del girone di ritorno, l'Aprilia torna ancora alla vittoria battendo la capolista casertana per 2-1. Ma andiamo per gradi, inizia bene il match, abbiamo visto una gara importante, l'Aprilia servivano per forza 3 punti per continuare a sperare almeno per una riconquista della zona play-out. Subito al quarto un gran sinistro di Montella fa gridare il pubblico amico, il pallone esce di poco dall'insette della porta del portiere Fumagalli. Ancora un cross in aria che viene per l'Aprilia, c'è una spintonata su Barbu di lascio correre l'arbitro. Tortolano all'ottavo si invola sulla destra, poi converge, spara di destra, la palla esce alla sinistra del portiere Fumagalli. La prima risposta della casertana è una punizione di Mancino con il pallone preso a terra dal portiere Pane. Ancora una bella azione di Albino, però la palla viene respinta da un difensore. Fumagalli costretto al volo al 13esimo da un gran tiro di Corsetti. Cafiero per Tortolano, destro al volo, palla fuori. Ancora un fallo di mano contestato dalla Priglia per un cross di Corsetti in area per l'arbitro, niente, si continua a giocare. Ancora la Priglia viene ammonito al 29esimo Anine, poi c'è il sinistro di Mancino, la palla che termina fuori al 40esimo, una punizione ancora di Mancino in area e Cruciani di testa spedisce alto, così termina la prima frazione di gioco. Nella ripresa è subito Corsetti che ha la palla buona ma scivola al momento della battuta. All'ottavo una palla deviata in angolo dalla difesa apriliana, un pericolo subito della porta da difesa da Pane. Subito tre ammoniti, 10º, 13º e 18º, Correa per la casertana, Marano per la casertana e Agodirin sempre per la casertana. Corsetti al 21esimo per Barbuti, destro respinge ancora il portiere Fumagalli, cambio da una parte dall'altra. Poi Agodirin che sblocca il risultato al 27esimo da una mischia, Pane viene ammonito perché ha contestato forse una spinta subita. L'Aprilia prova a riprendere la partita, al 30esimo ci riesce subito da un angolo di Tortolano, il salto di testa di Cafiero che batte Fumagalli nonostante la disperata abbia toccato anche il pallone. Ancora al 31esimo Marano, un fallo plateale, forse era da rosso diretto, l'arbitro invece lo ammonisce ma era già ammonito, Marano prende la via degli spogliatoi anticipati. Al 32esimo entra in area dalla sinistra Barbuti, Ida lo colpisce da dietro per il direttore di gara, questa volta è calcio di rigore. Dallo stesso dischetto Barbuti trafigge Fumagalli per il 2-1, poi viene ammonito Pezzella per la casertana. Terracino prova il destro, risponde bene in tuffo il portiere Pane. L'Aprilia mantiene una difesa ferrea, la casertana prova a spingere ma ormai i tempi passano. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità, l'Aprilia vince 2-1 e domenica trasferta insidiosa in quelle di Ischia.